Sì, Italia zona rossa, dunque il rispetto delle regole deve essere rigoroso e altrettanto rigoroso, quindi deve essere anche il controllo. È qui con noi, la salutiamo subito, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, la macchina imponente del Viminale si è messa in moto, in realtà non da oggi. Sicuramente non da oggi perché ormai i controlli sono dall'inizio, dal marzo del 2020, certamente siamo alla fine di un anno difficile e ora l'ultimo dell'anno sarà una maggiore attenzione proprio per evitare che ci siano assembramenti non autorizzati che possono rischiare di portare confusione anche nell'ultimo momento. Che noi adesso abbiamo la vaccinazione, la campagna delle vaccinazioni, quindi io ritengo che fino ad ora siamo stati in un tunnel e stiamo vedendo un po' la luce, quindi dobbiamo cercare davvero di evitare qualunque situazione che possa determinare dei danni e portare una pandemia ancora a crescere. Ecco, il dato epidemiologico parla di una curva che ha fortemente rallentato la sua crescita, vede anzi ogni tanto anche qualche picco verso l'alto. Le misure, sono sufficienti? Dobbiamo temere un altro lockdown o dal 7 gennaio ci sarà un allentamento? No, dal 7 gennaio abbiamo previsto che ci sarà un allentamento e ritorneremo al periodo pre-natalizio. Ovviamente verranno considerate le singole situazioni territoriali, pensando che dovremo cercare di andare sempre più a una situazione diciamo che non determini problemi da un punto di vista sanitario. E questo io spero tanto nel senso di responsabilità dei cittadini. Ministro, non solo la crisi economica, questo lockdown ha evidenziato tante situazioni difficili come maltrattamenti, quello che accade dentro le mura domestiche e poi una situazione dei giovani particolarmente delicata, lo sappiamo, per via delle misure che hanno portato alla chiusura delle scuole. Esiste un'emergenza giovani dopo le immagini che abbiamo visto delle risse che si stanno diffondendo sui social? Allora, io vorrei dire che ieri ho fatto un incontro con tutti i prefetti sul territorio, quindi posso dire che le misure per l'apertura delle scuole il 7 gennaio, tutti i tavoli hanno chiuso positivamente, quindi verranno riaperte le scuole, sono stati raggiunti gli accordi operativi in sede territoriale ed è importante che i ragazzi tornino alla scuola perché è un momento di socialità. È un momento che per i ragazzi è assolutamente importante, che non può essere sostituito dalle lezioni online. Quindi questo è un obiettivo che il governo si è dato e tramite i prefetti siamo riusciti a chiudere tutti i tavoli. Quindi è un motivo di soddisfazione per noi. Bene, Ministro, allora chiudiamo con un augurio agli italiani perché veramente questo è stato un anno impegnativo per il Viminale e per tutto il Paese. Ministro. Un augurio agli italiani per un anno 2021 che deve essere sicuramente più sereno di quello appena trascorso. Un ringraziamento sempre alle forze di polizia che in questa serata garantiranno la nostra sicurezza. Bene, allora ringraziamo il ministro Lamorgese, a cui auguriamo naturalmente buon anno. A voi. Grazie.